parlato in maniera abbastanza approfondita del tema della paura, quindi come praticare spiritualmente, emotivamente, in modo da in qualche modo accogliere e trasformare la paura, che è un'emozione che in questo periodo sicuramente tutti viviamo, anche se mentre stavo per iniziare questa diretta, quindi ho detto ok, no, continuiamo su quel tema. Ho pensato che forse siamo in una fase un po' diversa di questa quarantena, che è iniziata ormai da un bel po', circa un mese, e forse in questo momento non c'è più tanto la paura come emozione dominante, come è stato l'anima, ma forse credo più la frustrazione e la rabbia. Credo sia subentrata un po' di questo, un po' forse di scoraggiamento. Credo che siano. Forse, non lo so, così, un'intuizione un po' più presente, un po' più in figura rispetto alla paura. Ci siamo un po' abituati a tutto il discorso della presenza del virus, i contagi, no? Abbiamo preso le nostre precauzioni, siamo probabilmente molti di noi chiusi in casa da tanto tempo, uscendo nei momenti necessari. E forse però questo prolungandosi, no? Prolungandosi un po', mentre all'inizio c'era quella eccitazione anche della paura, adesso forse c'è un po' più un discorso di frustrazione. Non so, ditemi anche voi nei commenti se questo vi corrisponde di più, oppure quale può essere invece la cosa che sentite di più. Insomma, qual è la sensazione, l'emozione, il vissuto che in questo momento è più presente per voi, è un po' più forte, è un po' più in evidenza. Questo può essere interessante anche per poi trovare dei modi per praticare con questo, dei modi per elaborare questo, dei modi per entrare in risonanza con queste emozioni, sensazioni e in qualche modo riuscire anche a trasformarle, ad utilizzarle per la nostra crescita. Un po' il messaggio che ci dava Biden in questo libro, in questo testo improntato comunque alla pratica, alla filosofia zen, è quello di utilizzare qualunque situazione come sentiero spirituale. Quindi utilizzare tutte le situazioni che la vita ci prospetta, di riuscire a vederle e a leggerle come fossero, il nostro sentiero. Quindi a fare in modo che tutto ciò che ci accade, quindi comprese e anzi soprattutto le situazioni difficili, spaventose, temibili, dolorose, possano diventare in qualche modo la strada per il risveglio. E questa è un po' la sfida che ci propongono i sentieri spirituali. Ci propongono di uscire un po' dal nostro bozzolo di sicurezza e di preferenze, i nostri attaccamenti alle preferenze. Tutti noi preferiremmo, probabilmente, se ci avessero chiesto prima di iniziare questa quarantena, insomma, ti piacerebbe che succedesse qualcosa del genere? Vorresti essere chiuso in casa per 40 giorni, 40, 40 non si sa quanto? Penso che quasi nessuno avrebbe detto di sì o avrebbe espresso una preferenza in tal senso. Quindi sicuramente non è la nostra preferenza. Tutto ciò nonostante questo, ci troviamo a confrontarci con questa situazione. Quindi, un po' le circostanze difficili, le circostanze non volute, le circostanze che non ricerchiamo, hanno sicuramente questa capacità di mostrarci quanto una vita improntata al essere fortemente condizionati dalle nostre preferenze sia in realtà una vita abbastanza angusta e limitata. Quanto seguire, quanto essere attaccati, quindi non il termine che si usa nel buddismo, ma insomma un po' tutte le discipline, l'attaccamento, cosiddetto attaccamento, quindi l'afferrare, l'essere identificati con un elemento, quindi diciamo, metto qui c'è un po' di luce. Diciamo l'elemento della preferenza, del volere che le cose siano in un certo modo piuttosto che in un altro, il che di suo non c'è niente di male. Non è che non dobbiamo avere preferenze secondo, diciamo, un po' gli insegnamenti sapienziali, ma possiamo appunto vederle in un altro modo.
E leggo il commento di Sara che mi dice, appunto, condivido Fabio che ora ciò che ora sta emergendo e sento intorno a me rabbia, frustrazione e incertezza profonda. Grazie Sara, grazie perché appunto si mi confermi un po' quella sensazione, la stessa diciamo sensazione che ho Che ho io in io in questo questo momento, che è un momento, po' questo questo quello quello che è che è subentrato un subentrato un po' po' di di più, più, perché perché la la situazione situazione sta sta continuando, continuando, non non si si sa sa cosa cosa succede, succede. Ci ci sono sono tanti tanti dati dati un un po' po' discordanti discordanti e e si si sta sta un un po' po' anche anche mettendo un mettendo un po' po' in in discussione discussione l'idea, l'idea, no, no, di di se se sono sono state state giuste giuste certe certe scelte, scelte, se se devo devo fare fare diversamente diversamente su su alcuni alcuni punti. punti. Insomma, Insomma, ecco, ecco, ci ci sono sono tante tante cose cose in in gioco, gioco, tante tante cose cose in in gioco gioco e e credo credo che che dopo, dopo, appunto, appunto, dopo dopo molto molto tempo tempo che che subentra subentra questo, questo, sicuramente sicuramente c'è c'è questo questo aspetto aspetto qua. qua. Comunque, Comunque, in in linea, linea, di di massima, massima, tutto tutto quello quello che che stiamo stiamo dicendo dicendo anche anche per per la la paura, paura, ovviamente ovviamente vale vale per per qualunque qualunque emozione emozione difficile, difficile, anche anche se se poi poi ognuna ognuna una sua caratteristica specifica dovuta alla qualità energetica dell'emozione. Quindi ogni emozione, ogni sentimento ha una sua specificità, ma la pratica, il modo con cui noi diciamo pratichiamo le emozioni fondamentalmente è un po' lo stesso, nel senso della completa accettazione, del farne il sentiero di risveglio, nel entrare in completa risonanza, in completa accettazione, in completo eliminare, diciamo, ogni rifiuto che comunque nasce, no? Ogni sensazione di rifiuto che nasce nei confronti di una situazione difficile e aderire completamente a quella situazione. Quindi vedere la nostra tendenza a voler evitare le situazioni difficili, vederla con chiarezza, vederla comunque una naturale tendenza, ma senza lasciarci dominare da questa. E vedere quanto la tendenza a non volere certe cose, a pretendere la pretesa che le cose siano diverse da come sono, aggiunge problemi, aggiunge difficoltà, aggiunge sofferenza a quella situazione che noi già stiamo vivendo con difficoltà. Questo è un po' il senso. E io riprenderei un po' con la lettura. Mi fa sempre moltissimo piacere se fate delle domande, se scrivete nei commenti delle domande, delle considerazioni vostre anche su come state vivendo, se queste cose vi risuonano. Quindi, come vi incito sempre, che sia il più interattiva possibile, insomma, la cosa. E allora riprendiamo quindi un po' sempre quindi il capitolo sulla paura, lo possiamo forse concludere oggi, che era quello, no? Leggo solo un ultimo pezzetto che magari ci dice qualcosa di bello e di interessante. Dobbiamo comprendere che la paura è la voce del guscio protettivo dell'io che ci intima di fermarci, suggerendoci di non oltrepassarlo. Quindi, ecco, la cosa anche molto interessante è che la paura ha questa capacità di sfidare il nostro guscio protettivo. Quindi mettere in discussione tutta quella serie di elementi che noi andiamo a impostare come il nostro guscio protettivo e che in qualche modo sono una difesa da una relazione più intima col mondo, con la realtà. Ma la direzione giusta del nostro sentiero è procedere direttamente verso le paure, perché solo così possiamo uscire dal guscio della paura. Quindi andare incontro, l'invito è sempre quello di incontrare piuttosto che evitare. Per quanto possa non piacerci, la paura può essere l'indicatore più esatto per capire se stiamo andando nella direzione giusta. Anzi, tutte le cose a cui non sappiamo dire di sì possono essere considerate altrettanti indicatori per il nostro cammino. E questo appunto ci riporta al fatto che in realtà noi non stiamo parlando soltanto della paura, ma stiamo parlando di un po' di tutto ciò. Tutto ciò a cui non sappiamo dire di sì, quindi tutto ciò verso cui spontaneamente tendiamo a dire di no. Sentire la risposta del no come risposta automatica, risposta del guscio protettivo dell'io e aprirsi alla possibilità di trasformare questo no in un sì. Quindi aprirsi a questa possibilità vuol dire, non significa semplicemente sopprimere il nostro no, non significa non vedere il nostro rifiuto, non significa semplicemente, banalmente, pensare in modo positivo, sì, ok, accetto. No, è prima di tutto sentire il nostro rifiuto, la nostra bolla protettiva, come l'ha chiamata, sentire la nostra tendenza a evitare, essere compassionevoli con questa,
Quindi assolutamente non colpevolizzarci se non vorremmo aver paura, se non vorremmo stare in questa situazione, ma sentirla chiaramente. Ciao Adriana, ciao. Sentirla chiaramente, essere compassionevole con questa, accoglierla e consentire a questo no di diventare progressivamente un sì. Quindi è un percorso, diciamo, progressivo, non va semplicemente soppresso o negato, che sarebbe una doppia inutile negazione, il no. Ma ci possiamo dare la possibilità di trasformarlo in un sì. Ecco, questa è un po' la chiave. Che cosa significa concretamente dire di sì alla paura? Quindi dire sì alla paura, potremmo pensare anche di dire di sì alla rabbia, alla frustrazione, o a qualunque cosa sperimentiamo. Significa essere disposti ad aprirci ad essa e ad abbracciarla come il nostro sentiero verso la libertà. Quindi ci dice due cose che sono belle dense, secondo me, no? Uno è aprirci, primo passo, il secondo è abbracciare, che potremmo pensare un po' come due momenti effettivamente diversi. Nel senso che l'abbracciare è ancora una fase più profonda dell'accettazione, dell'apertura, no? Se vogliamo aprirsi è ok, dire no, ok, c'è questo. Piuttosto che oppormi a rifiutarlo, c'è una sorta di resa cosciente, no? Di apertura, appunto, mi apro a questa cosa. Non è ancora abbracciare, però aprirsi, ma è probabilmente una necessaria fase precedente. Se io mi apro a questa situazione, vuol dire che mi ammorbidisco in un certo senso, mi ammorbidisco anche fisicamente, corporeamente. Quindi ricordiamoci sempre dell'importanza anche di tradurre il nostro atteggiamento corporeo nella nostra vita corporea, questa. Io lavoro tantissimo col corpo, sia come insegnante yoga, insegnante di mindfulness, nei percorsi di counseling espressivo, c'è sempre questo lavoro col corpo. Quindi tutto quello che noi apprendiamo lo dobbiamo far vivere nel corpo e far vivere attraverso il corpo. Quindi un atteggiamento di apertura è un atteggiamento di ammorbidimento, che accade nel corpo. Spesso uno ci si chiede appunto: ma come faccio ad aprirmi a questa situazione che comunque rifiuto? Allora, ascolta in che modo rifiuti quella situazione attraverso il tuo atteggiamento corporeo. Spesso rifiutare una situazione non è soltanto dire di no con la mente, con la testa, è anche quello, ma è dire di no col corpo. E dire di no col corpo vuol dire, insomma, non è uguale per tutti, ma può voler dire irrigidirsi, chiudersi. Creare delle tensioni muscolari, serrare la mascella, trattenere il respiro, bloccare il respiro, modificare il respiro. Quindi c'è sempre una corrispondenza tra corpo e la nostra, diciamo, scelta esistenziale, no? Come noi ci relazioniamo con la realtà, la nostra scelta esistenziale si traduce nel corpo, la mettiamo in atto col corpo e spesso anche inconsapevolmente, se noi non capiamo bene in che modo stiamo relazionando con la realtà, ma lo possiamo capire attraverso l'ascolto del corpo. Cioè, se io sento appunto che in relazione con determinate circostanze metto in atto tutta questa serie di contrazioni, blocco del respiro, irrigidimento, durezza, no? Mi indurisco nel corpo, ecco, no? Questo può essere una spia. Allora posso, se sono abituato ad ascoltare il corpo, allora posso capire in che modo sto entrando in relazione con questa realtà e quindi partendo anche lì dalle sensazioni corporee, anche con un semplice atto di trasformazione della mia postura, del mio atteggiamento, a volte basta soltanto aprire un po' di più il petto, rilassare le spalle, ammorbidire il respiro per cominciare a cambiare atteggiamento nei confronti di quella situazione. Chiaramente non è che basta questo o è sufficiente questo, ma quello è un ottimo inizio perché lì c'è quell'apertura, inizia quell'apertura. Io, le persone che si rivolgono a me, nelle consulenze, nel counseling, faccio lavorare sempre tantissimo col corpo. Mentre mi raccontano, per esempio, una situazione che hanno difficoltà a vivere, allora io faccio sempre portare l'attenzione: sì, ma come sta il tuo corpo adesso? Guarda lì che stai contraendo la spalla mentre dicevi questo, o non stai respirando. No. Che poi c'è l'abitudine a notare, a vedere, oppure la persona stessa che se ne accorge poi, no? Nel momento in cui queste competenze vengono interiorizzate. E questo diventa un modo per essere sempre più concreti, non nel
nei modi che attiviamo nei confronti della realtà e nel produrre il cambiamento. Quindi cambiare, sentire come vivo la situazione nel corpo e poi modificare le condizioni corporee è quel passo che mi fa, diciamo, uscire da quell'abitudine a rispondere allo stesso modo, perché quella risposta che io do sempre allo stesso modo è anche una risposta corporea. E quindi cominciando a modificare la risposta corporea coscientemente, vado poi a modificare anche l'attitudine più, diciamo, completa, cognitiva, verbale, comportamentale, psichica e complessiva. A volte poi si può prendere la cosa da diversi punti, però ricordiamoci, ecco, è importante vedere appunto quanto è correlata, quanto il discorso corporeo, il discorso, diciamo, comunque mentale e cognitivo siano strettamente intrecciati. Anche perché se noi notiamo che il no quasi sempre implica una contrazione, un irrigidimento, mentre il sì implica un ammorbidimento. Questo magari dopo, facciamo, ci dà tempo per la meditazione, potremmo proprio un po' farlo, sperimentare cosa sentiamo, no? Quando se diciamo interiormente no, se diciamo interiormente sì a qualcosa. Vedere proprio come anche in modo sottile al nostro interno cambiano molte cose. Allora, sto un po' divagando, però mi sembra importante dire questo. Quindi cosa significa concretamente dire sì alla paura? Significa di essere disposti ad aprirci, ad abbracciarla come il nostro sentiero verso la libertà. Quindi abbracciarla è il passo successivo all'apertura. L'abbracciare vuol dire proprio che noi la vogliamo, che noi la prendiamo con noi, che noi la comprendiamo, la facciamo entrare nel nostro essere, nella nostra vita. E questo, insomma, è abbastanza comune. Credo che per tutti risulti un po' difficile, no? Pensare cioè, diciamo adesso. Sì, ci piace anche molto come idea, che bello, vogliamo. Non vedo l'ora di aver paura per poterla abbracciare. Magari ci può venire questo pensiero, no? Per poter provare. Poi quando siamo impauriti, quando siamo spaventati, quando siamo arrabbiati, l'azione di abbracciare quella paura, ecco, sicuramente è un po' più difficile. Come si può fare? Quindi, ricordandoci innanzitutto che il passo precedente è l'apertura. L'aprirsi e l'ammorbidirsi attraverso le tensioni fisiche, attraverso il corpo e attraverso il respiro. Sentire dov'è la tensione, accogliere la tensione, quindi ricordiamoci sempre che tutto il lavoro di accoglienza, di dire sì, va fatto innanzitutto anche nei confronti della nostra resistenza, quella è la chiave. Non cerco di superare la mia resistenza, di bypassarla, di sconfiggerla, peggio ancora, no? Ecco che lotto, no, io accolgo, quindi mi apro e abbraccio prima di tutto la mia resistenza. Questa è la chiave. Quello lo posso fare, no? Lo posso fare più facilmente che abbracciare quello che mi spaventa, è quello che abbracciare la paura. Posso abbracciare la mia resistenza alla paura, cioè posso riconoscere che ho resistenza, aprirmi e abbracciare questo. Quindi il passo va fatto sempre prima sulla resistenza che stai provando. Quindi abbracciando la resistenza posso ammorbidirmi, modifico il respiro, modifico l'attitudine corporea. E poi comincio ad aprirmi alla paura, all'emozione che mi spaventa, all'emozione che temo, che vorrei evitare. Quindi, prima di tutto, devo accogliere la mia resistenza. Una volta che la accolgo, che la trasformo dicendole di sì, avendola abbracciata, allora vado ad abbracciare la paura. Se io bypasso questa prima fase, se io cerco di bypassare l'accogliere, l'abbracciare la mia resistenza, il mio non volere la paura, il mio essere spaventato dalla paura, il mio cercare di evitarla. Se io bypasso questo, cerco di evitare questo, non funzionerà poi il tentativo di abbracciare la paura. Ecco perché è molto importante essere morbidi, essere accoglienti, essere affettuosi verso la nostra difficoltà a stare in quella situazione. Perché se noi non accogliamo quella difficoltà, non riusciremo ad accogliere l'emozione che è ancora più difficile della nostra difficoltà, della nostra resistenza. La nostra resistenza ci vuole proteggere. E è qualcosa che poi ci accorgiamo che invece non funziona al meglio, ma comunque è quello che sta accadendo in noi. Quindi accogliere il momento presente significa innanzitutto accoglierlo effettivamente per come è nel momento, quindi accogliere anche la nostra non disponibilità a stare nel presente. Questa è la chiave.
Molti dicono: ma come faccio a stare nel qui ora se c'è questa cosa che non mi piace, c'è quello, oppure non sento una voglia di essere altrove, o non voglio stare nel qui ora perché il qui ora non mi piace. Ecco, quello è esattamente il tuo qui ora. Cioè, il tuo qui ora non è come dovresti essere secondo un'immagine idealizzata della praticante spirituale buddico che accoglie sempre tutto con un sorriso sulle labbra e con una sorta di aureola, no? No, il qui e ora è questa resistenza, questa difficoltà, tutto il grumo di emozioni che ci stanno, no? Quindi vuol dire accogliere quelle prima di pensare di accogliere il qui e ora nella sua totalità, no? Se io non ho disponibilità a voler stare nel momento presente, il modo per entrare nel momento presente è accogliere quella non disponibilità. Questa è la chiave. Perché il mio vissuto effettivo e reale nel momento presente è la mia non disponibilità ad essere con quella cosa, a stare con quella cosa. Quindi se io accolgo la mia non disponibilità, sto cominciando a entrare nel momento presente, lo sto cominciando ad accogliere. Questa è è la chiave che spesso molti non comprendono e c'è un po' il fraintendimento di subito cercare di essere subito accoglienti, di andare subito di corsa ad abbracciare la paura, ad abbracciare la rabbia, ad abbracciare il disagio. Prima di abbracciare il disagio devo abbracciare il mio non volere il disagio, il mio resistere al disagio, la mia voglia di tenerlo lontano, la mia non disponibilità a vederlo, a guardarlo, a entrarci in contatto. Questa è la chiave. Questa è la chiave che ci consente poi di fare gli altri passaggi per andare ad accogliere quell'elemento che appunto abbiamo chiamato l'emozione un po', no? Che ci disturba di più, quindi la paura o quello che è, diciamo, nel momento l'emozione, la sensazione disturbante, la cosa che ci disturba di più, che in questa fase quindi diciamo abbiamo detto la paura, no? Stiamo parlando specificamente della paura, ma ripeto, è applicabile anche alle altre emozioni. Ovviamente ci dice anche una cosa molto importante: dire di sì non vuol dire che ci debba piacere, ma solo che siamo intenzionati a sentirla per quello che è davvero. Ecco, questa è anche una differenza fondamentale, perché noi scambiamo spesso il piacevole con ciò che invece è veramente nutriente. Non che il piacevole non sia nutriente per l'anima, assolutamente, molto spesso lo è, assolutamente va benissimo, ma molto spesso questo però ci preclude di vedere anche in ciò che non è piacevole qualcosa invece di molto nutriente. Quindi dire sì non vuol dire che ci debba piacere quell'emozione, ma che siamo intenzionati a conoscerla per quello che è. Sentite quanto. La differenza fondamentale, no? C'è proprio un cambio di intenzione. Un conto è desiderare semplicemente un'esperienza piacevole. Un conto è l'aspirazione a voler conoscere veramente quella cosa per quello che è. C'è un'aspirazione, un'attitudine verso la verità che è molto più forte che l'attitudine verso il piacevole, è molto più nutriente, evolutiva per l'anima, l'andare verso il conoscere la cosa per quello che è, piuttosto che semplicemente basarsi sul piacevole e spiacevole, che è un elemento che sicuramente è utile e a un certo livello funziona e assolutamente non è che va distrutta questa cosa, ma non possiamo fermarci troppo su quello, è uno stadio, diciamo, un po' più elementare della consapevolezza, no? Piacevole lo prendo, accolgo, spiacevole lo rifiuto. Questo serve proprio agli stadi molto primordiali della coscienza, no? La cellula deve vedere quello che, in base proprio alla reazione che ha con quello che incontra, reazione spiacevole, mi allontano, reazione piacevole, bene, cibo, nutro. Quello è proprio elementare, quindi è un livello molto elementare di coscienza. Chiaramente, se abbiamo un po' l'aspirazione a un risveglio, questa è una logica che va un po' superata, o comunque circoscritta a ciò che compete, insomma, a ciò per quale funziona di più, insomma. E non possiamo certo lasciarci però troppo condizionare da questo meccanismo. Quindi, accogliere la nostra resistenza, abbiamo detto, non ci deve piacere per forza, ma sentirla per quello che è, essere intenzionati a sentirla per quello che è davvero. Questa mi sembra proprio una bellissima aspirazione, no? Cioè coltivare l'aspirazione a voler
sentire e fare esperienza delle cose per ciò che sono realmente. Ora, ci possiamo chiedere quanto questa aspirazione è veramente coltivata nelle nostre vite, no? Quanto spazio diamo nelle nostre vite all'aspirazione a conoscere, quindi a dire di sì a qualcosa per volerla sentire realmente per com'è, piuttosto che invece a fermarci sul piano spiacevole, quindi mi allontano, è piacevole, quindi vado verso questo, no? E quindi invece essere in grado di superare un po' questo meccanismo, no? Lo spiacevole può essere frutto di trasformazione, di evoluzione. Sara, ciao Sara, vedo, leggo il tuo commento, attraverso sofferenze e difficoltà salariali possiamo avanzare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Esatto, è proprio questo un po' uno del insegnamento fondamentale un po', no? Di tutti i sentieri spirituali, un po' credo che nella nostra esperienza un po' tutti noi l'abbiamo visto, no? In tante circostanze, no? Attraverso la sofferenza e difficoltà reali, come giustamente sottolinei, perché spesso poi ce ne creiamo tante in aggiunta e che quelle in realtà non ci fanno tanto crescere, ma le difficoltà reali ci consentono di crescere, di avanzare, di progredire, di risvegliarci, questo dovremmo ricordarlo. Perché le difficoltà di norma non ci piacciono e quindi di base è chiaro che come prima reazione non mi piace, non la vorrei, e non è quello che avevo programmato e quindi cerchiamo di evitarlo. E come abbiamo detto prima, quello che è importante è sentire il nostro desiderio di evitare quella difficoltà, quella sofferenza, la nostra resistenza, abbracciare innanzitutto quello. Abbracciare la nostra, che poi ha una parte interna, un po' forse se vogliamo anche bambina, che vuole tutelarsi dal soffrire, che non gli piace soffrire e quindi vorrebbe evitarlo. E quindi essere innanzitutto amichevoli, benevoli e compassionevoli con quella parte, accogliere anche quella parte, perché se no potremmo farci troppo prendere dallo stereotipo del guerriero spirituale che va incontro a tutte le difficoltà, impavido, che magari c'è anche chi ha poi questo tipo di approccio, questo carattere, poi insomma ci sono tante sfumature di personalità. Però io credo che sia importante proprio questo primo accogliere. E quindi le difficoltà, le sofferenze sono in grado di insegnarci qualcosa quando noi siamo in grado di accogliere, quando noi siamo in grado di dire di sì, quando siamo in grado di abbracciarle, no? Quando ci disponiamo, ci mettiamo nella disposizione di poterle abbracciare. Bene, andiamo ancora un po' avanti. E qua, ecco, poi ci ricordava anche un'altra cosa: quando smettiamo di opporre resistenza, sviluppiamo un'autentica curiosità di scoprire cosa stia realmente accadendo. Possiamo quindi cominciare a vedere la nostra esperienza della paura quasi come se fosse un'avventura anziché un incubo. Qua anche questo è molto interessante perché dice, no? Quando smettiamo, usciamo dalla resistenza, che cosa ci aiuta a uscire dalla resistenza e ad attraversare questa resistenza, andare incontro all'emozione difficile? Ci aiuta la possibilità di sviluppare un'autentica curiosità, questa grande risorsa della curiosità, ne abbiamo già parlato anche altre volte. E qui ricorre ancora, no? Essere curiosi nei confronti dell'esperienza, piuttosto che invece immaginare già di sapere come andrà a finire, di sapere com'è, di sapere quello che succederà. Ecco, quello che spesso anche si chiama nelle varie tradizioni, nello Zen, nel buddismo, la mente del non sapere, o anche la mente del principiante, no? Una mente che accoglie l'incertezza come fatto costitutivo, ma anche come elemento che non è di per sé negativo, ma invece consente un'apertura e consente quella possibilità di indagare le situazioni, di vedere anche la situazione difficile come un'avventura piuttosto che come un incubo. Quando la mente ordinaria ci descrive quello che stiamo vivendo come un incubo, perché parte ovviamente da una base reale di difficoltà, di dolore, di sofferenza. Allora ci dice che sarà un incubo, quell'esperienza è un incubo. La mente curiosa ci dice no, puoi vederla come un'avventura, prova a non dare per scontato che sia così. In fondo, che ne sai? Realmente non lo sappiamo. Non sappiamo dove ci porterà, non sappiamo cosa possiamo farne, non sappiamo come possiamo trasformarla.
Non sappiamo. Di base non sappiamo. Accettare questo non sapere, questa incertezza in un modo costruttivo, vuol dire accettare poi anche tutto un po' il senso del mistero. Quindi, anziché ricoprire con le nostre certezze le situazioni di vita, accogliere il nostro non sapere ci dà una possibilità di apertura. Ci può ovviamente spaventare, disorientare, e questo va benissimo, ma ci consente di poter essere curiosi e interessati verso l'esperienza che sta accadendo e poter addirittura cambiare la visione e trasformare quello che ci sembrava un incubo in un'avventura, poter dire voglio vivere questa cosa come un'avventura, no? E credo che qui ci sia molto, molto, molto coraggio, cioè un'altra dote spirituale che sicuramente è importante è proprio quella del coraggio in questo caso, no? Che è connessa anche con una forza interiore, no? Nelle cosiddette perfezioni del buddismo Theravada, per esempio, si chiama Virya, una delle insomma, le 10 perfezioni, 10 virtù spirituali, fondamentalmente, no, le virtù. Qualcosa che è molto simile al coraggio è questa virtù del Virya, no? Della forza, che credo poi sia anche un po' l'origine del virilità, eccetera, non sono sicuro, però mi sembra al naso, a orecchio, che sia un po' quello. Quindi è quel qualcosa che ci porta, no, quell'aspetto, se vogliamo, dell'energia maschile, del andare incontro con decisione, no? Cioè, per dire questa cosa che mi appare a prima vista come un incubo, ma posso trasformare questa visione in un'avventura e vuol dire quindi andare incontro, quindi c'è un andare verso. Quindi se vogliamo, c'è un atto anche aggressivo, no? Nell'andare verso, non inteso come violenza, ma proprio come andare verso etimologicamente. E quindi questa è la qualità anche, no? Poi, ecco, questa è la qualità del guerriero, del coraggio, no? Cioè, coraggio per vedere quello che appare un incubo e che magari tutti definiscono un incubo, vederlo, darsi la possibilità di vederlo anche come un'avventura, come qualcosa in cui posso imparare, qualcosa in cui posso scoprire altre parti di me. Quante persone hanno scoperto di avere molte più risorse di quello che credevano in questo periodo, per esempio, molte più risorse interne? Vi chiedo un po' questo. Quanti di voi si sono accorti magari che se gli avessero detto prima questa cosa, ma staresti mai chiuso in casa per 20 giorni, senza uscire mai solo per fare la spesa o in situazioni di necessità? Magari molti hanno detto no, io non ce la farei mai. Oppure l'avrebbero visto come un reale incubo, come qualcosa veramente di terribile. Quante persone invece oggi stanno scoprendo che comunque anche in questa situazione stanno imparando tanto su loro stesse, stanno scoprendo delle loro risorse, attitudini, qualità? Quanti stanno scoprendo di voler cambiare vita, perché si sono accorti che quella vita che facevano prima non andava tanto bene, una vita troppo impegnata, troppo indaffarata? Vedo un attimo, sarà bloccato un attimo. Una vita, come vediamo un po', no? Tutta questa situazione economica, produrre, produrre, consumare, distruggere l'ambiente, no? Come vediamo come adesso che tutto si è fermato, ma forse il nostro rapporto con la natura, con gli altri, ma forse sarebbe un po' da ridefinire, no? Forse sarebbe un po' da interrogarci su questo. E credo che molti lo stanno facendo, magari già erano un po' predisposti. E magari loro lo stanno facendo più intensamente, qualcuno forse che non l'aveva mai fatto forse lo sta facendo, altri magari anche no, perché insomma non lo so, c'è una situazione differenziata sicuramente, no? Però io ho molte persone che sento, no, stanno comunque vivendo anche questa situazione come una sorta di opportunità, si stanno reinterrogando, stanno ridefinendo le proprie priorità, si stanno ricollegando maggiormente con i propri valori più profondi, con la propria verità interna, insomma, stanno magari facendo un lavoro un po' più di introspezione e di ridefinizione un po' della vita. Ecco, questo credo, no? Che sia, ecco, trasformare, volente o nolente, quell'incubo in un'avventura, no? La capacità di vedere in questo un'avventura. E richiede coraggio perché è una visione ardita, cioè,
Poi dice, ma come fai, no, a dire che questa può essere un'avventura, no? Certo, richiede un certo dose di coraggio per poter capovolgere anche la propria visione, per capovolgere la visione più comunemente accettata. Quindi questo è un po' la cosa. Quindi il dire sì ci porta verso questo. Beh, io direi che abbiamo ripreso poi alcuni punti, non ho letto quello che avevo intenzione di leggere, come sempre, spesso capita che poi cambia programma perché poi magari sui punti mi soffermo di più. Vi leggo soltanto un altro paio di frasi che appunto ci aiutano sulla pratica, no? Lui dice, per capire cosa sia veramente la paura, quando si manifesta, poniamoci la domanda, che cos'è questo? C'è un attimo di interruzione. Ecco, si era interrotto, ora non so bene in che punto eravamo. Ho visto però l'interruzione e mi sembra che ora abbia ripreso. Vediamo un po'. Quindi stavo leggendo queste frasi, ecco, che ci suggerisce poi un po' come coltivare questa mente curiosa, questa curiosità, no? Dice, quando si manifesta una paura, un'emozione difficile, poniamoci la domanda, che cos'è questo? Che cos'è questo? Questa è appunto una classica pratica zen. La domanda risveglia l'esperienza, risveglia l'ascolto all'esperienza. Che cos'è questo? Anche se ci sembra già di conoscerlo. Questo ci porta in quella mente del non sapere, in quella mente della curiosità. Non chiediamoci perché abbiamo paura, non analizziamola, la cosa che noi tendiamo a fare più spesso invece è proprio chiederci: ma come mai ho paura? Quali sono le cause? Dio perché? È partire con la proliferazione mentale. Chiediamoci soltanto cos'è questo momento, che è una variante del cos'è questo o cos'è questo momento. Per rispondere, dobbiamo semplicemente osservare due cose: i pensieri paurosi e le sensazioni fisiche della paura. Fisiche di paura. Quindi i pensieri paurosi, osservarli, quindi vuol dire accorgersi che sto pensando che non ce la farò mai, che sto pensando che perderò il lavoro, che sto pensando che starò altri 3 mesi chiuso in casa. Ecco, accorgersi dei pensieri, ma non stando dentro, ma osservandoli dall'esterno. Cioè, ora c'è questo pensiero. E collegandosi però di base con le sensazioni fisiche. La pratica consiste nel fermarsi, osservare i pensieri che scorrono nella mente e sentire le sensazioni fisiche e l'energia del corpo. E qua ci dice proprio un po' qual è l'essenza della pratica meditativa, la pratica di presenza. La pratica consiste nel fermarsi, osservare i pensieri che scorrono nella mente e sentire le sensazioni fisiche e l'energia del corpo. Questi i 3 punti fondamentali, no? Quindi partire dal fermarsi, quindi fermarsi vuol dire anche, no, la postura fisica, accorgersi dei pensieri che attraversano la nostra mente, osservarli, etichettandoli, quando sono in questa direzione poi si usa questa cosa dell'etichettatura, e sentire le sensazioni fisiche e l'energia del corpo. Fondamentalmente si tratta di fare questo. E magari un po' potremmo fare una pratica su questo, una breve meditazione, nel quale appunto ci fermiamo, osserviamo poi i pensieri che in questo momento attraversano la nostra mente, ma radicandoci nelle sensazioni fisiche, e poi ponendoci un po' quella domanda del cos'è questo momento, cosa sta accadendo ora.
quella domanda che può risvegliarci a un senso di presenza e di consapevolezza. Allora, vi propongo di fare un po' questa pratica. Quindi vi invito a trovare una posizione comoda, seduta, anche su una sedia, non necessariamente con le gambe incrociate, purché siate comodi e potete avere la schiena abbastanza dritta, eretta, il mento un po' rientrato, la nuca leggermente sollevata. E disponete anche le mani in un modo comodo, poggiate magari sulle ginocchia. E quindi piano piano possiamo lentamente chiudere gli occhi e portare l'attenzione sul respiro. Cominciamo a radicarci un po' attraverso il respiro. Ascolto il ritmo del mio respiro. E la prima curiosità che possiamo sperimentare è proprio quella verso il respiro. Non diamo per scontato il respiro. Sarebbe un po' come dare per scontato l'essere vivi, in un certo senso. E ascoltiamo il ritmo del respiro come sensazione fisica. Quindi il primo modo per entrare in contatto con le sensazioni fisiche è proprio sentire il respiro. In qualunque parte del corpo lo sto sperimentando, lo lascio essere così com'è. È importante in questa fase, in questa attitudine, non cercare di cambiare il respiro, che vorrebbe dire che cerchiamo di modificare le cose prima ancora di entrarci in contatto. Ecco, è interessante osservare questa attitudine. Questa forma di condizionamento. Le cose dovrebbero essere diverse, il respiro dovrebbe essere un po' diverso, magari più lento, più rilassato, più profondo. E questo è un voler cambiare prima di conoscere. Quindi quando noi vogliamo cambiare subito qualcosa, quando vogliamo cambiare qualcosa, in realtà ci stiamo precludendo la possibilità di conoscerla. Conoscerla per esperienza diretta, non intellettualmente. E quindi proprio qui cominciamo a sviluppare quella mente della curiosità, quella mente dell'interesse, che vuole conoscere la verità delle cose, quindi una mente che aspira alla verità, una verità esperienziale. Com'è questo respiro realmente? Cerco di sentirlo con la massima chiarezza che mi è disponibile in questo momento. E lo ascolto ogni singolo respiro, ogni singola ispirazione, ogni singola espirazione. Ed entro sempre di più in connessione con questo ritmo naturale del respiro. Piano piano sposto l'attenzione verso altre aree del corpo, scendo un po' dalla testa, verso le spalle, le braccia, il petto, la schiena. E insieme al respiro sento anche quali altre sensazioni ci sono nel corpo. Possono essere sensazioni di tensione. Sensazioni di rilassamento. Alcune sensazioni possono essere piacevoli, appunto quelle dove sentiamo distensione, sentiamo qualcosa di fluido, sentiamo un senso piacevole nel corpo. Altre sensazioni possono essere meno piacevoli. Ma proviamo a essere interessati anche a quelle sensazioni allo stesso modo. Proviamo a essere curiosi anche delle sensazioni meno piacevoli, per esempio una tensione, un leggero dolore, un piccolo fastidio. Anziché cercare di eliminarlo, proviamo a volerlo conoscere. Richiamiamoci a quella aspirazione a voler conoscere le cose per come sono realmente. Coltivare quell'aspirazione ci porta verso una vita più piena, più autentica.
Quindi magari sento una leggera tensione alla spalla, non cerco di rilassarla, ma vado con curiosità a esplorarla. Porto lì la mia attenzione, un'attenzione aperta, morbida, calma. Posso provare a chiedermi che cos'è questo? Riferito alla sensazione verso la quale volgiamo lo sguardo, volgiamo l'attenzione. Cos'è questo? E la risposta è sensoriale, non è una risposta verbale o intellettuale, ma è l'esperienza stessa. Ecco, andiamo verso una sensazione, una parte un po' più centrale, magari sarà una spalla, un braccio, una mano. Andiamo verso un'area un po' più centrale del corpo, come può essere per esempio l'addome. Ascoltare le sensazioni che in questo momento sono presenti nell'addome con la mente della curiosità. Chiediamoci che cos'è questo. Sentire il movimento del respiro, ma non solo, tutto ciò che nasce, e si trasforma e sparisce in quell'area, tutte le sensazioni momento per momento, con questa mente della curiosità. Cos'è questa esperienza? E appunto lasciare la risposta al corpo, alle sensazioni, sentire il l'apertura che questa domanda può generare, la curiosità, l'interesse, il richiamo a quell'autentica aspirazione a conoscere le cose come realmente sono. E respiro, semplicemente sto nel respiro. E osserviamo se ci sono dei pensieri che in questo momento attraversano la nostra mente, lo spazio della nostra consapevolezza. E anche lì chiedendoci un po' cos'è questo, individuando forse appunto un pensiero che può essere di rabbia, che non so, un pensiero di ma quando finirà mai questo? O un pensiero di paura, un pensiero che esprime una preoccupazione. Non entriamo nel contenuto del pensiero, ma stiamo nell'osservazione del pensiero. Vedo che c'è un pensiero riguardo al futuro, senza entrare troppo nello specifico. Vedo che c'è un pensiero carico di sfiducia, se ci appare così. O vedo che c'è un pensiero, appunto. Cosa importante, appunto, è non entrare troppo dentro, cioè non entrare proprio nel contenuto, ma vederlo un po' così, dal di fuori. Dallo spazio della consapevolezza e notare com'è ora la relazione col pensiero. Notate che quando guardiamo i pensieri dalla nostra consapevolezza, dallo spazio della consapevolezza, questi perdono molto del potere che normalmente hanno, molto del potere che normalmente gli diamo di governare le nostre vite. Che c'è il pensiero, ma c'è la consapevolezza del pensiero, che è molto più grande, molto più vasta, molto più potente.
E noi, tu, noi siamo quel potere, siamo quella vastità, non quella piccolezza del pensiero. Quella è solo una piccola parte. E quando sto nella consapevolezza, c'è un completo cambio di prospettiva. Magari possiamo individuare solo anche se un pensiero è rivolto al futuro, se un pensiero è rivolto al passato. Spesso hanno questa modalità, quello che dovrò fare dopo, quello che è successo qualche giorno fa. Quindi semplicemente vedere pensiero relativo al futuro, pensiero relativo al passato. Abbiamo tanti file, tanti. Tanti modelli di programmazione, di possibilità. E siamo un po' curiosi quindi, no? Di cos'è questo qualcosa che vede i pensieri, questa consapevolezza, no? Questa capacità di osservarli, di non essere coinvolti. E rientriamo ancora di più nelle sensazioni fisiche, nelle sensazioni corporee. Il respiro è sempre il ponte nel corpo, il ponte del nostro radicamento nel qui e ora. E ascolto ancora più intensamente il respiro e le sensazioni connesse con il respiro. L'addome, nel petto, nel torace. Chiediamoci ancora, che cos'è questo momento? Cercando proprio di attivare quella mente curiosa, la mente interessata, che non sa che cos'è questo momento, ma vuole scoprirlo esperienzialmente. Che cos'è questo momento? Magari riesco proprio a sentire un senso di apertura. E sto nel respiro. Bene, lentamente, piano piano vi invito a riaprire gli occhi, a cambiare, modificare un po' la posizione, la postura, mettervi comodi, comode. Continuando a stare un po' in questo stato di ascolto, pur aprendoci un po' anche allo spazio esterno, a quello che c'è intorno a noi. Avrei molto piacere se scrivete qualcosa, un po', se comunicate, se avete voglia naturalmente, nei commenti un po', com'è stata questa pratica, un po' anche tutto ciò che ci siamo detti, se avete sentito qualcosa di diverso rispetto ad altri momenti. Ecco, condividere un po', qualche sensazione di pratica che credo possa essere molto utile, appunto, o ovviamente domande. Rispetto a questo, se ci sono state cose che avete voglia di approfondire un po' di più o che sentite il desiderio, l'esigenza di chiarire un po' meglio, ho molto piacere ovviamente a rispondere. Se sentite questa pratica facile, difficile, complicata, o vi risuona, sentite che può generare qualcosa di buono, di positivo. Se avete già magari un
pratica già avviata, radicata, e se questo magari ecco, in consonanza risuona con quello che già fate, oppure è diverso in qualche modo. E mentre attendo i vostri commenti, vi ricordo che potete sempre. Ah, ecco, poi ho letto, mi erano sfuggiti altri. Che non so. Self-compassion, diceva Adriana un po' di minuti fa. Sì, assolutamente sì, self-compassion. Se avete bisogno o avete voglia di chiarire degli aspetti, potete scrivermi, potete contattarmi. Io insegno, faccio lezioni sia di mindfulness che di meditazione, di questo tipo, di yoga. Si sta riconnettendo, era andata via e non so bene a che punto, perché poi mi arriva l'immagine un po' in ritardo, quindi forse si era interrotto prima. Quindi stavo dicendo, comunque, anche chi ha voglia di approfondire magari il suo cammino evolutivo, quindi anche un percorso di crescita personale, e sente che magari può essere accompagnato, e faccio questi percorsi di counseling meditativo, yogico ed espressivo, quindi utilizzo molto l'immagine, il disegno, le arti espressive, il movimento del corpo, quindi l'ascolto corporeo come prima cosa, quello è proprio il focus. E sto conducendo già dei gruppi anche online, dei gruppi, sto facendo un lavoro bellissimo, profondissimo, sto anche accogliendo richieste per formarne altri, perché comunque online bisogna avere un numero limitato per lavorare bene, e anche individualmente comunque. E questo, insomma, è un po' quello che è possibile anche fare, no? Se sentite che ci può essere un interesse ad approfondire alcuni aspetti di sé o alcuni aspetti della pratica, no? Anche a volte semplicemente comprendere meglio come indirizzare la propria pratica personale, con delle brevi consulenze, dei brevi interventi, sono fare delle svolte interessanti, si può indirizzare e comprendere meglio quello che la direzione, insomma, più ottimale che possiamo prendere. E non vedo altri commenti, controllo qui. E quindi non so, aspetterei un altro minuto, poi magari ci salutiamo. Magari lasciatemi, sì, anche dopo qualche commento, insomma, su cosa magari avete apprezzato di più. Ah, ecco, arriva un commento di Sara. Grazie, meditazione molto utile e sicuramente da integrare nella pratica quotidiana. Benissimo, Sara, quindi hai comunque già tu una pratica quotidiana, molto bene, hai trovato comunque utile anche questo aspetto. Mi fa molto piacere, quindi si può integrare nella pratica, ottimo, ottimo. Laura, ciao Lauretta, ci dici riuscire a entrare in contatto con i pensieri sgradevoli e non rimanerne turbati è grandioso. Effettivamente è proprio così, è esattamente così, no? È grandioso, è una grandissima, bellissima cosa perché ci cambia completamente, no? Da uno stato di essere dominati in qualche modo, essere schiavizzati dai nostri pensieri, no? Essere turbati, ci entriamo comunque in contatto perché non è che li neghiamo, ma non ne siamo turbati. E questo è grande, effettivamente, sì, mi sembra proprio un termine adeguato, grandioso è proprio effettivo, è proprio adeguato, e ci mette proprio in contatto anche con la nostra grandezza, no? Con l'essere appunto molto più vasti dei pensieri, molto più grandi dell'identificazione col singolo pensiero, e ci dà quindi un senso di spaziosità e di libertà, sicuramente, no? Quindi questa è un po' la grande chiave che sicuramente ci offre questa pratica. Quindi assolutamente, assolutamente sì. Molto bene, molto, molto bene. Ok, dunque, va bene. Io, ecco, vi invitavo a lasciare anche nei commenti magari cosa avete apprezzato in particolare e se avete delle richieste. Magari la prossima volta parleremo forse della rabbia, quindi andiamo un po' a lavorare sulla frustrazione, sull'emozione rabbia, frustrazione, e poi mi piacerebbe integrare magari anche in queste dirette un piccolo lavoro espressivo, così anche per trasmettervi quest'altro mezzo utile per esplorare un po' noi stessi. E
e devo pensare un po' al modo con cui proporlo in questa modalità della diretta, perché è un po' diverso dall'interazione online, ma non lo so, ci avevo in mente questa cosa, e magari ve l'anticipo, se vi piace lo sperimentiamo, perché insomma, è molto potente poi, no? Dopo l'introspezione anche trovare delle forme espressive che utilizzano un linguaggio non verbale, ma attraverso l'immagine, colore, disegno, portare fuori quello che abbiamo un po' sentito e dargli anche una possibilità di leggerlo, di vederlo, interagirci e integrarlo. E anche interrogarlo, cioè farne fonte di ulteriore conoscenza. Questo un po'. Bene, io vi ringrazio enormemente di essere stati qua. Grazie a tutti quelli che hanno seguito, i commenti sempre interessanti, sempre piacevoli, domande. E vi invito a Invito a seguire, seguire, a a volte volte cambio cambio un un po' po' gli gli orari orari perché tra i tra vari i impegni in gruppi, eccetera, gruppi, eccetera, non eccetera, sempre non posso sempre mantenere mantenere un un orario orario sempre sempre lo lo stesso, stesso, ma ma più o più o meno meno poi poi questo. questo. Comunque Comunque lo lo annuncio annuncio sempre sempre un un po' po' prima. prima. Se Se desiderate desiderate saperlo saperlo con con più più precisione, precisione, credo credo ci ci sia sia anche anche qualche qualche possibilità possibilità di di essere essere avvertiti avvertiti quando quando c'è c'è una una diretta. diretta. Credo, Credo, non non so, so, sì, sì, poi poi se se no no mi mi scrivete e scrivete e insomma, insomma, ecco, ecco, avvertimi avvertimi quando quando fa fa diretta, diretta, io io insomma insomma vi avverto vi avverto più più che che volentieri. volentieri. E E cioè, cioè, ringrazio ringrazio intanto intanto a a Eliana, Eliana, perfetto, perfetto, vi vi ringrazio ringrazio fortemente fortemente e e quindi quindi sviluppiamo, sviluppiamo, coltiviamo coltiviamo queste queste qualità qualità che che ci ci aiutano aiutano a a trasformare trasformare questa questa situazione in situazione in qualcosa qualcosa di di costruttivo, costruttivo, un'occasione un'occasione di di crescita, crescita, di di trasformazione e trasformazione e di di risveglio risveglio per per tutti tutti noi. noi. Che Che si si possa possa essere essere questo, questo, vi vi auguro auguro e e ci ci auguro auguro tutto tutto ciò. ciò. Bene, Bene, grazie, grazie, alla alla prossima. prossima. Ciao. Ciao. Grazie Adriana, grazie.